Ciao, oggi vi raccontiamo di un'uscita di pesca notturna all'Aletrock Fishing e sarà molto interessante. Vendete qua? Di spot. Ecco, l'ho detto io prima. Con testina mini e gulp sandworm. E come al solito, appena arrivati, Andrea inizia a parlare da solo. Scientatissimo. Tra ha preso qualche orata. Sto facendo l'intro del video. L'obiettivo è ovviamente oltre i giorni per risendere qualche orata. Punto la torcia in acqua e vi spiego sulla torcia. Le cose, come al solito, iniziavano bene. No, faccia bene. Bella poi. Un teston. Porca miseria. Che ciabatta. Sicuramente non mi potevo lamentare. Cioè, stai scherzando? Subito così. Primola, non ho mai sentito. È grande. Bello. Bello cicciotto. Un po' di più. Di cosa? Bellino. Come primo pesce non c'è che dire. E dopo la prima cattura, Francesco si mise a dispensare consigli. Un paio di centimetri, non tantissimo. Poi l'interno come lo metti? Calzetto, quasi fino in fondo. Eccola! No, non è vero. Un go mostruoso! Madonna! Ma non è go questi, è tonni. Insomma, la serata continuò più o meno così. Pesce, pesce, Madonna, il go. Quale stessa specie? Pam, pam, pesce, sarago. Un fasciato chiarissimo. Tra qua si prendono i mostri, eh. Fasciatino. Con la torcia la passata. Ghiozzo, pam, 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 pam. Sì, ma stiamo calmi. Non a tutti andava così. Bisogna copiare, ha detto Andrea. Oh, mi ha dato una tonfola. Si sentiva che non era un'orata. Ripensandoci, sai, l'orata tira molto più a scatti. Questa era molto più testata e pesante. Un altro. Un altro go. Finirà come una serata a light rock fishing normale. Qui veramente la svolta è prendere l'orata. Eh già, bisognerebbe prendere un'orata. Già, bisognava prenderla l'orata. 28. 28. Guarda che presa qua. Ma finalmente la rivincita. La rivincita, davvero. La rivincita. Ma no, che bello. Fratella. Senpai inizio ci insegna come rubare il miglior spot di Andrea. Agli altri. Un'intervista, come si sente quando la derubano dello spot? Violato. Violato. Come capito? Ci tengo a precisare che lo spot era libero e nessuno è stato violato. Senpai si diventa, inizio stasera, ci si è senpaiato a tutti. E nonostante le nostre goliardiche lamentele, Mizio ha continuato a impegnarsi. Bravo, pure ci ha attaccato. Qui c'è fare quelli grossi, ma dopo l'ha stoccato. Almeno quello, cioè, ha avuto un buon gusto di stoccarlo, almeno. Ah, no, oh, no! Stavi lì, potevi stoccare, no! Oh. Ma che cazzo! Ma che è? Ma che cazzo! E tutti! Io non c'ho parole, io stasera Mizio è on fire. Cioè, guarda che ciabatta!
E un dio che bestia! Come al solito voglio essere onesto con voi. Francesco è un pescatore molto più bravo di me. Però questo video è la prova che se ci si impegna, prima o poi, i risultati arrivano. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, iscriviti al canale e mi raccomando, ricorda, senpai, si diventa.